Il dì 11 agosto 1888 me ne tornavo da Montese, giunto al cosiddetto Malpasso, alle ore 18 e mezzo si fece contro di me una doppia scarica di fucile. Il dì 11 agosto 1888 me ne tornavo da Montese e, giunto al cosiddetto Malpasso, alle ore 18 e mezzo, si fece contro di me una doppia scarica di fucile. Fui ferito da pallini piccoli nella guancia e mano sinistra. Uno dei grossi mi penetrò nell'indice della destra. Gli altri ferirono il collo e la testa della cavalla, che perciò fece alcuni salti, poveretta, rinculando con gravissimo mio pericolo. E poi si diede a tutta corsa per quella via disastrosa. Intanto il sangue sgorgava dalle ferite e appena arrivato alla canonica mandai per il medico che, giunto poco dopo le ore 20, estrasse alcuni pallini e, fatte le sue ispezioni, ripartì per Montese.
Spartasi come lampo la notizia dell'attentato, fu una correre di parrocchiani e di altri alla canonica, ed arrivati più tardi i regi carabinieri intesero dai presenti che verso le ore 18 era stato visto certo Eugenio Borri, detto Pagnottino Muvala, di Iola, a girarsi vicino al malpasso in attitudine sospetta, e lo dicevano capace di simili azioni, che però, tratto il giorno seguente agli arresti, confessò subito il suo delitto, aggiungendo che vi erano dei complici, quali non avrebbe manifestati se non giunto a Pavullo. Dei complici indicati dal Borri, uno solo fu imprigionato e poco appresso si ebbero ammendue la libertà provvisoria. Dopo ciò i congiurati non abbastanza soddisfatti mi intentarono un processo presso il pretore di Montese, il quale all'i 19 dicembre 1888 mi condannò a lire 10 di ammenda e alle spese del processo. Ma vista l'irregolarità di tal procedura, feci ricorso alla Corte di Cassazione di Torino, la quale, al 4 aprile 1889, cassò quella sentenza e rimise l'affare alla pretura di Zocca per un nuovo giudizio che ebbe luogo il 13 giugno di detto anno e nel quale il pubblico ministero, sentite le deposizioni dei testi, concluse chiedendo venisse dichiarato non farsi luogo a procedere ed il pretore, con sentenza del giorno medesimo, mi rimandò pienamente assolto. Il lettore bramerà forse sapere qual fine avesse la faccenda del mio tentato omicidio, ed eccomi a contentarlo.